Ciao a tutti, eccomi qui con un tutorial di Natale. Vedete il mio cappellino? Questo farà parte sempre della serie Idee per eventi ed è come decorare il sacchettino di Natale che ho realizzato in un tutorial precedente con Photoshop. Se non avete visto il video, basta cliccare qui e vi riporta al video di come l'ho personalizzato. In questo invece io vi farò vedere come l'ho decorato. Vedete? La base è tutta realizzata con Photoshop, il resto è tutto decorato a mano. E all'interno di questo sacchettino può andare messo qualunque regalo e può essere regalato a chiunque, quindi potete regalarlo a un fidanzato, a un'amica. Come vedete io l'ho realizzato per delle amiche, ho messo una foto qui e poi tutto il resto spetta a voi. Con questo vi lascio al tutorial che è semplicissimo e io vi auguro buon Natale. Ciao! Eccoci qui ragazzi, cominciamo ad elencare tutto. Il sacchettino stampato su una carta cartoncino da 300 grammi, due cartoncini colorati, in questo caso io utilizzo il rosso e il blu perché si avvicinano al sacchettino natalizio, e un cordino dorato, un taglierino, colla a caldo, un dotter che ci servirà a cordonare, gli strass adesivi che ci serviranno come decoro, un glitter dorato, un perforatore circolare, ma questo è facoltativo, potete usare anche le forbici oppure potete saltare questo procedimento. Io lo uso perché mi piace fare le palline più precise, una riga e un perforatore per buchi. Questo è il sacchetto stampato. E aiutandoci con la riga e il taglierino andiamo a tagliare tutta la fustella in modo da far fuoriuscire il sacchetto. Prendiamo un cartoncino spessorato da appoggiare sotto in modo da non tagliare il piano di lavoro. Iniziamo a tagliare tutta la fustella. Ecco la fustella tagliata, ora prendiamo il dotter e cominciamo a cordonare tutti i lati e piegare così la scatolina o sacchettino. Ecco qui, adesso andiamo a piegare all'interno dell'angolo qui facendo un semplice triangolo che ci servirà come chiusura di questo sacchetto. Ora proviamo se la colla a caldo si sia riscaldata bene, perché in questo modo ci rendiamo conto che la scatola si attacca, altrimenti vuol dire che è ancora fredda. Proviamo. Purtroppo, come potete vedere, non attacca, quindi bisogna ancora farla riscaldare. Ora con il taglierino andiamo a staccare la parte di colla che abbiamo qui sull'attaccatura, altrimenti si vede il rialzo, perché la colla a caldo fa una serie di curvetta. Allora, mentre facciamo riscaldare la colla a caldo, io prendo i cartoncini colorati, quello rosso e quello blu, il perforatore e comincerò a crearmi delle circonferenze. Vedete?
che saranno le palline di Natale. Ok, adesso io prendo il pennarello dorato, in questo caso non i Posca, e comincio a fare dei disegni all'interno di queste circonferenze, che sono delle palline di Natale. Voi giustamente non riuscite a vedere i miei disegni, ma io ci sto facendo delle piccole decorazioni. Ora prendiamo il glitter dorato o la pittura dorata, questa qui è una pittura che si utilizza anche sulle stoffe, e cominciamo ad aggiungere dei puntini che daranno quel tocco di scintille, che sono delle piccole decorazioni fatte a mano, e ci aiutiamo con questo qui che ha una punta, in modo che il liquido non fuoriesce del tutto. Ecco fatto, queste sono le tre palline, continuiamo ad aggiungere queste decorazioni e ora passiamo a prendere gli strass e ad aggiungere altre decorazioni su questi cartoncini. Aggiungiamo con l'Uniposca altri effetti dorati, creando sempre dei decori che richiamano delle palline di Natale. Ok, adesso spostiamo le nostre palline dal cartoncino in modo da provare la colla a caldo se adesso funziona. Pieghiamo il cartoncino in modo da mantenere bene la chiusura, passiamo la colla, e questo procedimento va fatto velocemente perché la colla a caldo si raffredda facilmente. Chiudiamo in modo molto veloce. Ecco la scatolina chiusa, ovvero sacchettino. Cominciamo a piegare bene sulle cordonature e chiudiamo il sotto. Ecco il sacchettino chiuso, incollato. Ora possiamo procedere ai decori. Prendiamo il perforatore per buchi e realizziamo, chiudendo qui sopra, due buchi che tengono dal primo all'altro lato, in questo modo. Ecco, vedete? Questi sono i nostri buchi. Dopodiché prendiamo i cerchi, quindi le palline di Natale, e facendo sempre dei buchi a tutti e tre che ho realizzato. Prendiamo il cordoncino dorato, tagliamo un bel filo e cominciamo a inserirlo all'interno dei buchi realizzati sulle palline. Prendiamo la prima pallina, inseriamo il filo, facciamo un nodo in questo modo, prendiamo la seconda pallina, inseriamo il filo sempre nel buco, facciamo sempre un altro nodo,
facciamo l'ultimo nodo che li tiene tutti e tre e inseriamo questo nastrino all'interno dei buchi del sacchettino natalizio. Ecco, prendiamo qui il nastrino, facciamo un nodo in modo che teniamo fermo il decoro, con l'altro lato del nastrino andiamo a inserirlo all'interno del secondo buco in modo che poi si può chiudere senza problemi, come vedete. Eccolo, ora prendiamo le forbici e andiamo a tagliare la parte del cordino che abbiamo in più. Ecco. Ecco ragazzi, questo è il sacchettino con dei decori fatti a mano, però tutto sta all'inizio creato graficamente con Photoshop. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!